bordi gialli, taglia in bianco invece subito il suo aggressivo Di Bagnani che recupera sotto canestro il semigancio senza successo da parte di Pustovi, la squadra italiana dopo la rimonta finlandese. Bargnani perde la guarda al vettore da parte di Cinciarini, ma qui preferisce Bargnani, gioco a due con Gentile, il mago si stampa sul ferro con la conclusione. Un avversario si ferma e si alza, lui lo ribatte cambiando velocità, ha grande controllo del corpo. Di Chicago, che brevemente è passato anche per il campionato ucraino, è tanto impastato, diciamo così, farlo nuotare. Pesenko, un paio di finte, poi il sottomano è per il ferro, ma c'è Bargnani a riportare avanti gli azzurri. Io difensivo su Piccherò, soprattutto quando si trova in difficoltà. Lipovic murato da Bargnani, la serve di Randall, anticipo di Bargnani su Pesenko, nelle mani di Cinciarini, arriva il blocco di Bargnani. Cinciarino lo vede aperto e lo serve, la finta di Bargnani che in penetrazione deposita altri due punti nel canestro avversario. Di attaccare il movimento fronte al canestro. Randall schiaccia a terra un pallone di fuori, ha dimostrato in precedenza anche la possibilità di penetrare perché si muove, e lo vedete una volta di più, in maniera incredibile per i centimetri che deve portare in giro. Qui gran palla recuperata da Gallinari, schiacciata a due mani di Bargnani. 3 secondi a disposizione dell'attacco di Lipovic che ci prova sulla sirena e sbaglia, bene da Tome a rimbalzo, aiutato da Bargnani, veramente più, sono Hackett e Bellinelli sul parquet, dialogano immediatamente, Bellinelli dietro la schiena per Bargnani che pensa alla tripla, cambia idea, eccolo, l'arresto e tiro dopo un palleggio, che è un altro movimento che Bargnani insegue con una facilità imbarazzante. È continuato il punto di Gallo. Errore di Gallinari, Randall passa sotto Bargnani, poi Randall evita Hackett, Pesenko va in angolo, la tripla di Kornienko per il ferro, Hackett si batte ma il pallone di Pesenko che andrà in lunetta con due liberi. Hackett sulla linea di fondo, Gentile vuol fare altrettanto, lo scarico per la bomba del mago che riporta oltre i 20 punti il vantaggio italiano. Sì, qua abbiamo detto. È gioco riaperto per l'Ucraina. Che sfida sulla linea di fondo Bargnani. La sua situazione pick and roll che dove ha seguito un'ottima schiacciata ed è questo quello che non riesce assolutamente a fare, cioè a difendere. Segna per strada due punti che sarebbero valsi peraltro, solo il meno 20. Bargnani dalla lunga distanza, pallone ai piedi dietro l'arco. Bargnani da Gentile, qui poi porta il blocco, si chiude il gioco a due, Bargnani a chilometri e uccide un tiro del genere, lo sbaglia veramente di rado. Di campo, ma assolutamente l'Italia gioca bene tutti e due i quarti del campo, tutta la metà campo in pratica. Gran rotazione di Gallinari che poi è sfortunata e che batte il recupero di Kornienko, poi torna da Bargnani, stavolta corto, che salva. Come si salva dopo di lui Kornienko, pallone cortissimo, tornando di tornato urgente il problema dell'attacco per gli azzurri che proprio dal gioco a due tra Bellinelli e Bargnani traggono il più qua. Bellinelli esce con margine, sfrutta il blocco di Bargnani, fa il penetro e scarica, mago dalla punta sul primo ferro. Vediamo sempre il movimento. Randall, palleggio e resto, tiro al tabellone. Ha avuto l'opportunità di tornare avanti, cosa che non succedeva dai primissimi minuti della partita. Ancora Bargnani a realizzare, fuori equilibrio, si appoggia al tabellone, più due. Misciula inseguito, si affida a Randall, tornata a morte nella difesa azzurra, infrazione di 24 secondi. Gallinari spara un mattone, ma arriva prima Radori e poi Bargnani a correggere. Torna con Andrea marcato da Mikula, quindi certamente grande vantaggio sul canestro. Contenendo Randall, Bellinelli stavolta non rischia la conclusione, lo fa Bargnani dalla punta, bomba e sorpasso. Bomba di Andrea che ha creato sicuramente il ritmo e quindi un ottimo tiro dopo la palla si è mossa. Pesenko non ha